Ben ritrovati, amici del mistero, in questo nuovo capitolo di Unsettling Records. Il caso di cui parleremo oggi è qualcosa che in me ha sempre suscitato sentimenti contrastanti. Forse perché le brutali vicende che seguiranno sono associate ad un'icona che principalmente è nota per ispirare gioia e felicità, forse per la brutalità in sé della vicenda. Fatto sta che ogni volta che penso all'omicidio di Hello Kitty, rimango sempre inorridito. Per qualche secondo mi fermo lì a pensare chiedendomi: ma è successo davvero? Ahimè, sì, è successo. E come in quasi tutti i casi che ho trattato fino adesso, e che tratterò, ha ispirato numerosi film, in questo caso, i più truci. La nostra storia ci porta molto lontano questa volta, in Cina per l'esattezza, nella caotica città di Hong Kong. In una calda sera di un maggio del 1999, una ragazzina di 14 anni si precipita a capofitto nella stazione di polizia di Tsim Sha Tsui. Lei si chiama Hino ed è completamente fuori di sé. È terrorizzata, scioccata. Non riesce a formulare frasi di senso compiuto. Ma tra tutte le sue frasi sconnesse, gli agenti riuscirono a capire distintamente la seguente frase: vi prego, seguitemi nel mio appartamento qua vicino. Il fantasma di una donna mi sta perseguitando. Non poteva più dormire, né restare da sola al buio. Appena provava a chiudere gli occhi, il terrificante fantasma si manifestava, perseguitandola giorno dopo giorno. Ovviamente, gli agenti non presero le dichiarazioni della ragazza seriamente e, pensando si trattasse di uno scherzo di pessimo gusto, tentarono di allontanare la giovane. Ma più la portavano verso l'uscita, più la ragazza scalciava e si dimenava. Il suo terrore aumentava, non voleva tornare in quella casa, era talmente isterica che i poliziotti iniziarono seriamente a preoccuparsi per la sua salute. Le azioni di questo calibro spesso nascondono qualcosa dietro, e fu proprio questa linea di pensiero che convinse alcuni agenti a recarsi nell'appartamento della giovane Hino. Magari non c'era nessun fantasma, magari la sua fonte di disturbo è qualcos'altro, magari è vittima di violenze, tutto può essere. La mente potrebbe averle fatto creare la storia del fantasma per nascondere magari un problema più serio. E non era uno scherzo ora, bisognava indagare. Una volta arrivati al terzo piano della palazzina numero 31 di Tsim Sha Tsui, gli agenti furono subito in grado di dire che qualcosa effettivamente non quadrava. L'appartamento risultava semivuoto, ma era più che evidente che in casa non ci viveva soltanto la bambina e la sua famiglia. Vi erano tracce del passaggio di molte persone, più che un'abitazione, sembrava un fondo dove ritrovarsi. E quando gli agenti chiesero alla ragazza di avere qualche dettaglio in più su cosa stava succedendo, lei, di tutta risposta terrorizzata, indicò un pupazzo a sirena di Hello Kitty posto sopra il letto in una camera. Uno degli agenti prese il pupazzo in mano, vide che dietro c'era una cucitura fatta molto alla bene e meglio, che lasciava intravedere qualcosa di lucido al suo interno. L'agente scucì un po' la cucitura e fece una scoperta scioccante. Un teschio umano in decomposizione. Grazie al lavoro degli investigatori, si scoprì che il teschio apparteneva ad una ragazza di 22 anni di nome Fan Ma Yi, una prostituta di zona, nota soprattutto per essere la preferita da malavitosi di ogni genere. Nel 1997, Fan conobbe Chan Man Lok, uno spacciatore di 35 anni, che divenne ben presto uno dei suoi clienti più fedeli. In uno dei loro incontri, Fan gli rubò $4.000 cinesi in contanti, ma Chan, dopo averla picchiata, riuscì a farseli ridare indietro. Ma non era finita lì. Il 17 marzo del 1999, Chan, insieme a due altri complici, Leong Xing Cho, 27 anni, e Leong Wai Lun, 21 anni, rapirono Fan, costringendola alla prostituzione forzata per racimolare soldi. Fu allora che Fan venne segregata in casa della ragazzina di 14 anni, che si rivelò poi essere la fidanzata di Chan. Fan veniva fatta prostituire e picchiata brutalmente ogni giorno, e fu così che dopo pochi giorni, a causa dei lividi e delle percosse, non era più adatta alla prostituzione ed i clienti non la volevano più. Chan decise allora di usarla per divertirsi insieme ai suoi complici. Fu così che Fan divenne il giocattolo personale dei suoi quattro aguzzini. Veniva picchiata e seviziata giornalmente, solo per il gusto di farlo, dapprima a mani nude, poi anche con spranghe, soprammobili e qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. La cosa più brutale di tutte era che Fan, a seguito di ogni colpo, era costretta a sorridere e dire «grazie di avermi picchiata». Se non lo faceva, scatenava l'ira dei suoi aguzzini.
che la picchiavano ancora più selvaggiamente. Quando non veniva picchiata, Fan veniva lasciata da sola in una stanza e quando i suoi rapitori ne avevano voglia, ritornavano a pestarla. Le sue torture furono delle più brutali e durarono mesi. Venne bruciata con attrezzi roventi, appesa al soffitto e pungolata da scosse elettriche, soffocata vicino alla morte, tagliuzzata in svariate parti del corpo, solo e ripeto, solo ed unicamente per divertimento. Infine, dopo 2 mesi di agonia e torture, Fan, finalmente, muore. La vita di una giovane ragazza di 22 anni termina nella più totale solitudine in un bagno, stremata e sfinita da mesi e mesi di torture. I suoi aguzzini decidono che con un cadavere non ci si divertiva più come prima e allora dovevano sbarazzarsene. Neppure nella morte Fan aveva trovato la pace. Venne infatti fatta a pezzi nella vasca e ogni sua singola parte del corpo venne bollita per far sciogliere i tessuti di modo da così poter eliminare le prove. La sua testa verrà in seguito cucita all'interno di un pupazzo di Hello Kitty sirena. Ma il rimorso di una 14enne era stato più che sufficiente per far venire tutta questa storia a galla e prontamente Chan, Leung Sing e Leung Wai furono arrestati e condannati, pensate un po', a solo 20 anni di carcere. Per quanto riguarda Ino, la ragazzina, seppur in parte complice, venne giudicata non perseguibile in quanto le sue testimonianze furono cruciali per la risoluzione del caso. Mai in Hong Kong, negli ultimi anni, una corte ha assistito a tanta crudeltà, depravazione, insensibilità, brutalità, violenza e ferocia. Queste furono le parole del giudice Peter Nguyen al processo per l'omicidio di Hello Kitty. Scommetto che adesso non vedrete più un pupazzo di Hello Kitty con gli stessi occhi. Tranquilli, vi ringrazierete poi.